A seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'imprenditore sanbenedettese Marco Finori degli impianti delle due stazioni di Prati di Tivo e Prato Selva messi all'asta dalla Gran Sasso Teramano procede l'iter per la stipula della bozza dell'atto pubblico di vendita, che dovrà contenere tutte le garanzie richieste e che verrà sottoposto all'assemblea dei soci della società pubblico-privata in liquidazione proprietaria delle attrezzature. Ma fino a quando Finori non sarà proprietario effettivo non si potrà riaprire la cabinovia della Madonnina per il problema della concessione dei terreni. Questo perché l'ASBUC ha annunciato al quotidiano Il Centro che fino a quando non ci sarà l'atto notarile di acquisto dei beni non si potrà procedere alla concessione dei terreni. Passaggio essenziale per aprire il prima possibile nel periodo estivo l'impianto della Madonnina, riapertura molto attesa dai turisti. Allora, è un passaggio in più da quello che sento, perché già sapere che appena si conclude l'iter per la prima volta sento che si ridanno le concessioni, e qui la prendo come un messaggio positivo. Ecco, l'avete appena detto, c'erano più binari, abbiamo sistemato il problema della Gran Sasso Teramana, che ogni anno era una difficoltà, si riapre, non si riapre, non ci sono i soldi. Abbiamo chiuso quel processo e adesso solleciterò la chiusura definitiva della vendita, così come appena annunciato l'ASBUC darà in concessione i terreni per far riaprire la Seggio Cabinovia. Io credo che si potrebbe fare, ecco, per le coscienze, perché il nostro Gran Sasso non merita quello che sta accadendo, non se lo merita il nostro Gran Sasso. Si potrebbero, visto che oramai c'è una trattativa che si sta per chiudere, si potrebbero concedere i terreni. Va bene il puntiglio, adesso cerchiamo di chiudere la trattativa, così almeno potremmo riaprire in agosto la Seggio Cabinovia. Ma la cosa che dico a tutti i concittadini della provincia di Teramo, che era una mission quella di chiudere definitivamente questo teatro, perché da 20 anni che questo teatro della Seggio Cabinovia esiste, ecco, siamo riusciti in una cosa impossibile. Nessuno credeva che sul Gran Sasso qualcuno portasse 1.000 lire, e invece c'è qualcuno che ha portato più di 1.000 lire, che vuole investire sulla nostra montagna, e questa è la notizia più bella, perché forse facciamo storia, la prima società pubblica che non solo ripiana tutti i debiti, ma i soci si riprendono anche il capitale sociale con le quote versate. Perciò abbiamo fatto una cosa straordinaria, dico, è solo un sogno che diventa realtà, e chiuderemo per sempre il teatrino che negli ultimi anni ci ha accompagnato. Perciò il messaggio che mi ho, ecco, appena saputo che l'ASBUC aspetta la firma definitiva, lo prendo come un messaggio positivo, perché per la prima volta si parla di concessioni all'utilizzo per la Seggio Cabinovia.